Il 31 gennaio 2012, nella sala giunta del municipio di Conversano, si sono svolti i festeggiamenti organizzata dalla Fondazione Di Vagno di Conversano, del 90 anni dell'onorevole Giuseppe Di Vagno, figlio dell'onorevole Peppino, assassinato dalle squadre fasciste a Mola di Bari, dopo aver tenuto un comizio. Era il 25 settembre del 1921, mentre la moglie incinta di Giuseppe, che nacque pochi mesi dopo l'omicidio del padre. Durante la serata, il sindaco Giuseppe Lodascio ricorda con commozione il periodo che Giuseppe Di Vagno fu sindaco di Conversano. Circondato da amici, politici e parenti, il presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, che lo ha definito il proprio maestro. Infine, l'avvocato Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione Di Vagno, ha letto i messaggi di auguri pervenuti in sede. Tra gli altri, dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e dal presidente della Camera, Gianfranco Fini. È stato deputato del PSI dal 1963, dal 1983, è più volte eletto sottosegretario della Cassa del Mezzogiorno, Industria e Commercio, Protezione Civile. Dal 1983 al 1993 è stato anche presidente dell'ISVAENA. Le riprese sono state a cura di Raffaele Prunella. Info sirioarte@libero.it. Che ha onorato con la sua vita, con la sua autorevolezza la città di Conversano. La splendida occasione per fare gli auguri a Peppino per i suoi 90 anni. 90 anni di storia, 90 anni della sua storia, ma che in buona parte, in tanta parte, sono stati 90 anni della storia della città. E quindi un grazie da parte della città, un grazie da parte mia, un grazie da parte di tutti coloro, un grazie anche a coloro che sono venuti qui per festeggiare. Ringrazio le autorità intervenute, ringrazio la famiglia in modo particolare e ringrazio tutti gli amici che hanno voluto onorare la persona e la vita di Peppino Di Vagno. Io ritengo che quello che lui ha rappresentato per Conversano sia qualcosa che abbiamo bisogno che si ripeta. Noi abbiamo bisogno di ritornare, di ritrovare quella autorevolezza che tu hai saputo dare alla città di Conversano. Io indegnamente ricopro una carica che anche tu hai appunto ricoperto negli anni passati, anni splendidi per la nostra città, anni che tutti assolutamente ricordano. Per questo sono ancor più onorato, perché questo poter sedere su quella sedia, ripeto, indegnamente, mi dà davvero un'emozione. Quando ho iniziato il mio mandato, ho avuto modo di pensare e di guardare quell'elenco che è qui nella sala davanti alla stanza del sindaco, e in quell'elenco ci sono nomi illustri, è un nome che spicca, è appunto quello di Peppino Di Vagno. Io ringrazio ancora tutti quanti voi, ringrazio la Fondazione Di Vagno che ha voluto prendere insieme a noi questa iniziativa. Vogliamo l'autorevolezza di Peppino sempre al nostro fianco. Questi sono i suoi primi 90 anni, nei prossimi 90, saremo sempre qui a questo giorno. Prego. Grazie tanto, primo cittadino di Conversano, per questo onore che ti ha fatto, un onore che non mi aspettavo. E questo rappresenta un grande periodo per me. Perché io ho fatto il sindaco di Conversano, però posso ricordare ancora quanto era simpatico
Bravissimo, bravo! Noi al Presidente della Repubblica abbiamo donato un libro che adesso doniamo a te, lo stesso libro che abbiamo dato a Giorgio Napolitano. È un libro dove sono raffigurati tanti castelli importanti della nostra Puglia, del Medioevo di Puglia, e tra questi ci sono 8 pagine meravigliose dedicate alla città di Conversano. Ora la parola al Presidente Intronte. Per me è un po' più difficile parlare, fare auguri a Peppino senza la giusta emozione, perché io ho conosciuto Peppino quando ero giovane universitario, eravamo negli anni, quasi 50 anni fa, e quindi tu da allora, e da allora sei diventato per me e per quelli della mia generazione un punto di riferimento importante. Gli anni della vivacità socialista ti hanno visto protagonista, nel rappresentare la nostra regione per tutte le grandi battaglie per il Mezzogiorno, ti hanno visto come uomo di governo e sei stato sempre un esempio che ha formato una classe dirigente, e di questo io ti sono personalmente grato, lo sai, sei e continuerai a essere per molto tempo ancora il mio maestro. Ti ho voluto bene e continuo a volerti. E l'augurio che io faccio a te, alla tua famiglia, soprattutto ai compagni, alla grande famiglia socialista, è di poter continuare a lungo ad avere in te un punto di riferimento forte, un punto di riferimento che sia anche capace di farci superare le amarezze, le difficoltà di un destino che con noi socialisti non è stato particolarmente generoso. Lo faccio anche in rappresentanza del Consiglio regionale, quindi mi diventa il mio saluto e il mio augurio, è un augurio più istituzionale. Io ho voluto a nome dell'intero Consiglio regionale segnare la tua il tuo 90° compleanno con la semplicità di una targa, ma in quella targa io penso che c'è la gratitudine non solo dei giovani socialisti che tu hai allevato, ma c'è la gratitudine di quanti hanno nel tuo lavoro, nel tuo impegno, nella tua professione, hanno visto che un uomo dedicato alla sua terra, dedicato alla sua gente, un uomo straordinariamente legato ai lavoratori, ai contadini, alla gente di Puglia che ha lavorato per conquistarsi un posto migliore nella società italiana. E tu sei stato un grande protagonista, hai saputo guidare e hai saputo dare speranza a queste nostre attese. Tanti auguri per te. Con l'affetto di sempre ti voglio salutare. Allora, il Consiglio regionale con riconoscenza al socialista, al parlamentare, all'uomo di governo, l'onorevole Giuseppe Di Bagno, perché possa con la passione e la coerenza di sempre continuare a rappresentare un esempio per i giovani. Io sono portatore, io non dirò nulla per ovvie ragioni, sono portatore dei messaggi di molti amici e compagni che mi hanno chiamato da fuori, cito per tutti Emanuele Madaluzzo che ti saluta con grande affetto e con grande fraternità, ma ci sono dei messaggi che io ho il dovere di leggere. Questo è Donato Bosco, un nostro vecchio grande amico, per motivi di famiglia sono impossibilitato a raggiungere Conversano per abbracciarti e festeggiare con te il tuo 90° compleanno. Ho avuto il grande onore di conoscerti nei lontani anni 60.
e si la loro lotta amicizia e la lotta stima sono rimasti immutati. Tanti auguri amico mio per tutto quello che hai fatto per la nostra nazione e per quello che ancora la vita ti riserverà di fare, ti faccio con affetto e con altro voce. Caro Peppino, questo è molto divertente. Caro Peppino, ho visto per caso in questi giorni un programma televisivo sui 90 anni di Roberto Nuvolo. Cantava come un giovane esordiente ed era accompagnato da Arbore e da Carosone. Credo che Mastro Leo questa sera prenderà le vesti di Arbore, maestro, mentre io avrei voluto fare la parte di Carosone. Ma i miei 85 anni mi hanno consigliato un rinvio per il duetto Canoro. Oggi non parlare di politica perché la versione attuale è degrado e amarezza. Un serio professionista come te deve attendere tempi migliori per tornare a dire le parole giuste. Per ora allegria, con affetto Rino Formica. Illustre onorevole caro Peppino, è con vivo piacere che ti aggiungo al coro di auguri di quanti parteciperanno alla cerimonia organizzata per il tuo 90° compleanno. In una circostanza così gioiosa non mancheranno testimonianze di stima per il tuo lavoro diretto a valorizzare il Mezzogiorno, aderendo ad esempio del gigante Buono, il quale ha sempre vissuto la politica come servizio alla collettività, come strumento di maturazione civile e alla persona umana. La città di Bari è onorata di poter annoverare tra i propri cittadini il prestigioso erede del testamento ideologico di Giuseppe Di Vagni, perché tramite il tuo perseverante impegno politico hai continuato ad affermare gli ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace, valori oggi divenuti patrimonio comune di tutti gli italiani. Grato dell'immagine che hai contribuito a diffondere nel sud della Puglia e della terra di Bari, ti invio i migliori auguri da parte della città di Bari, rinnovando i miei sentimenti di stima, Michele Emiliano. Nella ricorrenza del suo 90° compleanno, sono lieto di farne pervenire, gentile onorevole Di Vagno, le più vive espressioni augurali mie personali e di tutta la Camera dei Deputati. In questa felice ricorrenza sono lieto di manifestarle la mia considerazione per l'impegno da lei intensamente e lungamente diffuso al servizio delle istituzioni, raccogliendo e facendosi interprete della preziosa eredità morale e civile di suo padre, l'onorevole Giuseppe Di Vagno Senior, a difesa dei valori di libertà e di democrazia del nostro Paese. Nell'esprimere la mia stima, le invio le mie felicitazioni e i miei saluti più cordiali. Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputati. Ed infine, affettuosi auguri caro Peppino per il tuo 90° compleanno, ricordando il significativo recente incontro a Conversano, Giorgio Napolitano, Presidente della Lista. Bene, grazie. Io sono il sindaco, vi dico grazie a tutti e con un augurio collettivo ci rivediamo qui fra 10 anni perché festeggeremo i 100 anni. Grazie. Peppino! Ne vediamo un altro.